Qual è la capacità di reazione di questo Teramo? È la principale domanda in riferimento al match di domenica del Bonolis contro il Catania. Reduce dal primo stop in campionato a Catanzaro, i biancorossi sono chiamati a dare una risposta diversa rispetto a quelle precedenti, quando ha saputo cavalcare l'onda lunga di un bel inizio di stagione. Squadra e allenatore freschi, atteggiamento sbarazzino, solidità difensiva, pressione e cooperativa del gol. Quanto incide la prima sconfitta nella testa dei calciatori? La speranza di Massimo Paci è che la partita di Catanzaro sia uno step per proseguire il percorso di crescita, fatto anche di serate no, come quella del Ceravolo, dove la squadra per una volta ha giocato sottotono ed è stata tratta in balia di un avversario che, va ricordato, è una delle compagini più attrezzate del girone e chiamato a competere per le prime posizioni. Un Teramo che al momento, guardando la classifica, sarebbe potenzialmente ad un punto dal primo posto, cui i biancorossi possono realmente avvicinarsi sfruttando il doppio turno interno, dopodomani il Catania e mercoledì il recupero col Foggia, in un Bonolis dove il Teramo ha fatto il pieno, 3 vittorie su 3. Il tutto all'interno di un ciclo di partite che prevede anche la trasferta di Terni contro l'attuale capolista del girone, che aiuterà a capire meglio qual è la dimensione del Teramo in questo campionato e se c'è la stoffa per lottare veramente con le migliori nei prossimi mesi. Va altresì detto che Paci da 5 partite è privo del suo miglior giocatore. Avere o non avere Francesco Bombaggi cambia tanto, soprattutto nelle strategie offensive, e il fantasista sardo difficilmente rientrerà domenica. A Pagani la squadra non ha digerito bene il 4-3-3. Il 4-2-3-1 dà sicurezze consolidate. Cresce la condizione di Bonino, che potrebbe arrivare a contendere la maglia Pinzauti anche alla luce di questi impegni ravvicinati. Per il resto Paci dovrebbe confermare la difesa del Ceravolo se l'ASIC dovesse dare ancora forfè. Il Catania dal canto suo è reduce dal pareggio in rimonta di Palermo contro una squadra che era ridotta all'osso e senza cambi a causa del Covid. Anche per questo motivo che il punto alla fine non ha granché soddisfatto il tecnico Giuseppe Raffaele, che così ha commentato nel post gara. Dobbiamo prendere, non dobbiamo buttare tutto. Capisco che volevamo tutti questa vittoria, però non dobbiamo buttare tutto, dobbiamo prendere l'ottimo secondo tempo che abbiamo fatto e dobbiamo crescere nella mentalità, dobbiamo crescere nella voglia di vincere, dobbiamo giocare con più entusiasmo, questo è quello che chiedo. Catania che poi ha saltato il turno infrasettimanale, il match col Bisceglie è stato rinviato per casi di Covid nella squadra pugliese, nel pomeriggio ultima seduta a Torre del Grifo per gli Atenei che domattina voleranno in Abruzzo dove sosterranno la seduta di rifinitura. Improbabile il recupero dell'esperto difensore Tonucci, che ha riportato un problema muscolare al Barbera. Il tecnico Raffaele si porterà dietro il dubbio difesa 3 o a 4. Certi di un posto Clayton Dos Santos e Silvestri, difficile il rientro di Pellegrini. Dunque Calapai e Pinto Terzini in caso di linea 4. Con l'altra soluzione, uno tra Calapai e Zanchi sarà il terzo centrale. Direzione di gara affidata a Mario Vigile della sezione di Cosenza, che non ha mai arbitrato il Teramo in campionato. Gli Etnei sono invece imbattuti, bilancio di 2 vittorie, una in Coppa Italia e 2 pareggi.